Oggi abbiamo voluto ricordare i 30 anni di intervento della Fondazione nel nostro territorio, ricordando intanto i numeri, nel senso che la Fondazione in questi anni ha erogato sul territorio oltre 90 milioni di euro e soprattutto ne ha erogati 42 negli ultimi 10 anni, quindi con una media di oltre 4 milioni l'anno, dando un contributo fondamentale al nostro territorio in progetti di welfare, in progetti di formazione, progetti culturali e nell'assistenza sanitaria. Quindi dando da questo punto di vista, sicuramente essendo da questo punto di vista un protagonista importantissimo della nostra realtà. Abbiamo ricordato come la Fondazione abbia gestito in maniera importante ed oculata il patrimonio, che è passato nel giro di 30 anni da 70 milioni, rappresentati dal valore dell'azienda bancaria allora, a 282 milioni ai valori di mercato attuali. Questo grazie sicuramente a una gestione attenta, a un processo di dismissione oculato, operato in tutti questi anni della partecipazione alla banca, ma anche grazie al fatto che la banca e tutte le persone che ci hanno lavorato in questi anni ha saputo incrementare il proprio valore in maniera esponenziale. È stato per noi un piacere condividere tutto questo con chi in questi anni ha progettato insieme a noi, dagli enti locali al terzo settore, che è diventato una realtà fondamentale nella nostra comunità, facendola diventare insieme agli enti locali e alla Fondazione una vera comunità solidale e unita.